Mister, vittoria, 32esimi finiti finalmente, ora si passa ai 16esimi. Oggi ha schierato una formazione un po' diversa dalle solite, ha dato un po' più di spazio a chi magari ha giocato meno in questo inizio di stagione. Come ha visto gli esordienti, ecco? Ma abbiamo cambiato tanto oggi, credo che era giusto così, arriviamo da tantissime partite e avremo ancora altre 7-8 partite ogni 3 giorni, non è facile, avremo bisogno di tutti, avevo bisogno di fare mettere un po' di minuti nelle gambe ai ragazzi che hanno trovato meno spazio e sicuramente non era semplice per loro giocare tutti insieme per la prima volta e sapevo che ci potevano essere un po' di difficoltà per le distanze, per il ritmo gara, però sono contento della prestazione dei ragazzi, dell'impegno, hanno saputo anche soffrire quando c'era da soffrire, abbiamo fatto 20 minuti in 10, c'è spirito, c'è cuore, abbiamo tantissime cose da migliorare, dobbiamo cercare di migliorare in fretta e limare tanti errori, però siamo insieme da tanto, sono anche tanti ragazzi nuovi, giovani, alcuni stranieri che sono in Italia da un mese e mezzo, quindi il percorso di crescita va avanti, sono contento, accantoniamo la giornata di oggi e ci aspetta un'altra battaglia sabato. Vorrei soffermarmi un attimo sui singoli, secondo me ha giocato molto bene Jordan Longhi, autore di una doppietta al di là dei gol, ma è entrato in campo anche con un piglio abbastanza positivo Scotti, che poi tra l'altro ha anche fatto gol. Come valuta le loro prestazioni e se poi ci può dire anche qualcosa in merito alle condizioni fisiche di Stalma, ci è riuscito? No, alcuni Stalma che aveva i crampi, così come altri ragazzi, come Siala, Longhi, no, ma come detto te hanno fatto buone prestazioni con lo spirito giusto, non solo loro, sono tanti ragazzi che oggi hanno fatto bene, sono contento, però come già detto questo l'hanno fatto per loro, l'hanno fatto per la squadra, deve essere la normalità, entriamo in campo per fare buone prestazioni, per ottenere risultati e come ho già detto la mentalità giusta è da accantonare subito la giornata di oggi e pensare a sabato che sarà una partita tutt'altro che semplice, difficilissima contro una squadra forte, però ce la vorremmo giocare con la nostra spensieratezza, con il nostro entusiasmo, con i nostri mezzi, sperando di fare una buona gara. Mister, l'ultima cosa, sarà un percorso ancora lungo sicuramente, ma crede che la Coppa Italia possa essere un obiettivo per questo Milan? No, ma penso che quando indossi questa maglia qui non inizi mai una competizione per partecipare, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, sappiamo che non siamo i favoriti, ma competiamo per vincere il trofeo, questo è fuori dubbio, tutte le partite entriamo in campo senza far calcoli per cercare di vincere, poi se non ci riusciremo dovremo cercare di non avere rimpianti e rimorsi sapendo che abbiamo dato tutto, però la mentalità è quella lì di tentare di vincere qualcosa. Ma Ignazio ha fatto ancora male.